percorso molto importante che deve ingenerare sicurezza, lavorare nel modo migliore e più sicuro nel bosco, e tutti sono convinti di essere capaci. In realtà nei boschi vediamo molti infortuni. Questi corsi non sono proprio il semplice hobbismo, anzi abbiamo visto che qui abbiamo la protezione civile, gente che va a pulire quando ci sono calamità naturali, eventi atmosferici particolari. Sicuramente questi corsi devono essere fatti da persone qualificate a persone qualificate. È per quello che non devono essere improvvisati con una serie di attrezzature di un certo tipo, una professionalità e un addestramento anche nell'uso, nel recupero, nella gestione. E soprattutto valutazione di tutti i rischi. Certo, i corsi che facciamo partono da un principio di base molto semplice, che è quello di un abbattimento di una pianta, tra virgolette, semplice, che richiede determinati accorgimenti, fino ad arrivare a fare delle valutazioni un po' più complesse sul proseguo dei lavori che possono essere richiesti nell'abbattimento di una pianta. Quindi nessuno si deve improvvisare, è bene imparare e attenersi alle norme. Assolutamente sì, anche perché è un lavoro di per sé che inizia con uno strumento pericoloso e andiamo a lavorare in ambienti pericolosi. Ci teniamo a aumentare questa cultura della sicurezza anche nell'ambito, oltre che lavorativo, anche nell'ambito hobbistico. Per fare questo ci avvaliamo di specialisti che sanno affrontare situazioni pericolose che comunque sono sempre variabili nel bosco.